ore davanti a PC e smartphone, quasi ipnotizzati di fronte a diavolerie elettroniche ormai capaci di fare di tutto. Sono tantissimi i bambini che oggi trascorrono gran parte dei pomeriggi con un videogioco in mano, navigando su internet o esplorando il meraviglioso mondo dei cellulari di ultima generazione. Strumenti questi che, se da una parte risultano stimolanti e positivi, dando anche opportunità di crescita, dall'altro, se non utilizzati nelle dosi giuste, potrebbero creare non pochi problemi, soprattutto nei più piccoli. Insonnia, disturbi dell'attenzione e aggressività, infatti, sono i rischi a cui potrebbe andare incontro un bambino che passa troppe ore davanti a uno schermo. Chiaramente non è la tecnologia quella che noi dobbiamo andare a demonizzare, è l'uso che ne facciamo. I bambini, dobbiamo anche capire la fascia di età, cioè ormai noi vediamo anche bambini anche nello studio, entrano con il computerino e magari vengono, come dire, bloccati nel loro giochino e per essere visitati. Quindi non è la tecnologia, anzi, la tecnologia è quella che ci permette di andare avanti, di crescere. Il problema è l'uso che se ne fa. Quindi dobbiamo anche un po' capire a che fascia di età ci orientiamo. Certo, vedere un bambino con un PC a 2 anni, a 3 anni, non è che sia molto educativo. Non solo, ma il bambino tende sempre ad avvicinarsi al video con tutti i problemi annessi e connessi che possono ripercuotersi anche su un organo molto importante che è la vista. Farei un discorso di fascia di età, ovviamente. È chiaro che l'età pediatrica è fino a 18 anni, anche se sembra un po' strano, ma è così. E chiaramente se noi prendiamo i bambini che vanno alle scuole medie, quelli che vanno al liceo, il computer, come dire, permette di fare ricerca, di magari svolgere dei temi che vengono dati a scuola in un modo più veloce, come magari ricordo come facevo io di andare in biblioteca con tutti i problemi annessi e connessi. Quindi lì va benissimo. Se no poi parliamo di un'altra età, questi giochi che a volte sono dei giochi che io personalmente ho visto, giochi di guerra che proprio sembra che facciano la guerra, quindi non educativo per un bambino che magari a 5-6 anni comincia a pensare di distruggere, perché poi il messaggio io devo distruggere, ecco, e questo, diciamo, non va bene sicuramente. E poi, come dire, la domanda sempre classica che ci fanno i genitori è: dottore, ma fino a quando lo posso lasciare il bambino? Ci sono tanti studi, c'è chi parla di 1 ora, chi parla di 2 ore al giorno, chiaramente frazionate durante la giornata. Il buon senso, quello che sempre dico io, perché poi ognuno di noi ha anche un suo. È chiaro che già su quelle 2 ore già noi non siamo il massimo, però non è che è quello che il bambino deve necessariamente fare, perché magari un bambino 1 ora già lo comincia a dargli dei problemi. E poi frazionarlo. E poi seguirli questi bambini, non lasciarli a sé. Un grosso problema che poi, un grosso capitolo è quello della pedopornografia, perché purtroppo sappiamo che tanti bambini vengono agganciati tramite un computer. E lì si apre un altro discorso che dobbiamo stare molto attenti. Quindi il buon senso ci deve dire non negare questo strumento, utilizzarlo come tutti gli strumenti al massimo per crescere con questi strumenti e non essere vittime di questi strumenti. Il segreto di un uso positivo di queste babysitter elettroniche dunque sta specialmente nell'occhio vigile dei genitori. Sono loro infatti a dover controllare tempi d'uso e contenuti fruiti dai bambini. Secondo le indagini condotte sull'utilizzo di tecnologie, su 2600 ragazzi dagli 8 ai 16 anni, il 63% supera di gran lunga le soglie tracciate anni fa dall'American Academy of Pediatrics. Il 38% degli under 2 anni ha già usato dispositivi mobili per giocare e il 72% dei bambini intorno agli 8 anni maneggia abitualmente tablet e smartphone. Che la rete presenti comunque i suoi lati positivi lo dicono anche gli studiosi di comunicazione e nuovi media, che parlano di community di genitori che sfruttano il web per confrontarsi su come agire.
La rete in realtà può essere una preziosissima risorsa per le famiglie, nel senso che esiste già una comunità virtuale da molti anni presente sul web, fatta di blog, fatta di siti specializzati, ma fatti anche di forum che non vanno sottovalutati, dove sostanzialmente ci si confronta e il meccanismo è sempre lo stesso, si parte da un bisogno. La comunità ha bisogno di alcuni chiarimenti, ha bisogno di alcune risposte e spontaneamente ci si aggrega nei gruppi Facebook, ad esempio, sempre su temi verticali, cioè su temi unici che partono dal basso col sistema del bottom up e che si sviluppano con delle regole più o meno, diciamo, condivise. C'è sempre un'etichetta che aiuta a comprendere quali possono essere, diciamo, le regole per scambiarsi delle opinioni. E in questo genere di diciamo collaborazione attiva in rete, i genitori traggono di solito dei grandi benefici, non solo quando si confrontano con gli addetti ai lavori, con gli specialisti, con i medici, con gli psicologi, ma anche con gli altri genitori. Questo è un elemento molto importante. Quali sono i messaggi che più o meno in tutto il mondo si scambiano i genitori? Il messaggio, diciamo, positivo è che la rete in realtà deve essere considerata una risorsa per i più piccoli, per i ragazzini, perché sicuramente è un mondo da esplorare, quindi sicuramente mette alla prova quella che è la curiosità del bambino, del ragazzo, anche la giocosità, la voglia di scoprire delle cose nuove, anche la creatività. Ma è chiaro che non bisogna sottovalutare alcuni elementi importanti, come per esempio la dipendenza da internet. Se un bambino rinuncia, o un ragazzo rinuncia a giocare con i propri coetanei, rinuncia al tempo libero, all'aria aperta, sempre, come dire, a favore di un sistema lungo anche molte ore, per videogiochi o per anche siti che potenzialmente invece potrebbero essere molto interessanti e molto creativi, ecco, quello comincia ad essere un problema. Il genitore deve assolutamente vigilare, non deve demonizzare internet, anzi deve in qualche modo conoscerlo il più possibile, perché solo conoscendolo, solo conoscendo la rete, solo conoscendo i meccanismi del web, in realtà si può anticipare l'eventuale trappola, che è quella sicuramente della dipendenza. I forum sono sicuramente una fonte importante di scambio tra genitori, ce ne sono alcuni specializzati, molti veramente di livello, ma anche i social sono molto importanti. Su Twitter basta digitare l'hashtag famiglie o genitori e ci si trova catapultati in un mondo molto interessante di genitori impegnati in tutto il mondo a cercare le prassi positive, cioè le pratiche positive per poter vivere con serenità la rete insieme ai propri figli.